Buongiorno a tutti. Con questo video tutorial vedremo come fare le domande non solo di inserimento, ma anche di conferma e di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023. Dopo aver inserito la provincia a cui inviare la domanda e la scuola che sarà destinataria della domanda e tratterà la domanda nel farne anche il punteggio, inseriamo per forza, slasciamo queste due richieste per poter andare avanti con la domanda. E inseriamo anche nel caso in cui l'aspirante abbia avuto un provvedimento di convalida o di rettifica del punteggio, il numero dell'atto e la data dell'atto. Chiaramente, se non c'è stata nessuna rettifica del punteggio, è chiaro che questo spazio non va compilato. Poi facciamo avanti. Dopo aver fatto avanti, si entra chiaramente in una area di dati personali. Facendo ancora avanti, entriamo proprio nella scelta dell'operazione da fare. Vedete che qui, in questo caso, il candidato, l'aspirante alla graduatoria di terza fascia personale ATA era già inserito per tre profili: i profili di assistente amministrativo con un punteggio totale di 6 punti. Il punteggio riferito all'assistente tecnico, a cui era già inserito nel triennio precedente altri 6 punti, e per collaboratore scolastico altri 6 punti. Come vedete, qui possiamo fare, per esempio, per assistente amministrativo possiamo fare l'aggiornamento e per gli altri due aree profili la conferma. E se volessimo, potremmo, se abbiamo acquisito un titolo, per esempio, per poter svolgere la mansione di cuoco, possiamo fare un nuovo inserimento. Ecco, così la domanda, le azioni della domanda sono preimpostate. Facendo avanti, andiamo proprio poi ad andare a compilare proprio la domanda di riferimento. A questo punto vedrete qui che l'operazione di scelta è di aggiornamento per l'assistente amministrativo, di conferma per l'assistente tecnico, di profilo per il profilo del collaboratore un'ulteriore conferma e un nuovo inserimento riferito al profilo di cuoco. Chiaramente la domanda può essere poi inoltrata solo se tutte le azioni obbligatorie vengono svolte, per esempio anche nella conferma. Dunque dobbiamo andare nelle azioni di riferimento a mettere i titoli di accesso. Allora, inseriamo il titolo di accesso che è già tutto precompilato perché la domanda era già stata fatta nel triennio precedente. Mettiamo solamente il diploma di maturità e l'istituto presso il quale questo è stato conseguito. Per esempio, liceo classico Telesio. Dopodiché, diciamo quando è stata conseguita, inseriamo l'anno di riferimento che è il 99 e mettiamo la data di riferimento. A questo punto possiamo tranquillamente, vedete, abbiamo già il modello di accesso che è il modello F, cioè conferma e aggiornamento, facciamo inserisci e viene inserito il titolo di accesso. Questo va fatto obbligatoriamente anche per il profilo di assistente tecnico, dove abbiamo già inserito il diploma di maturità specifico e possiamo mettere, per esempio, l'istituto presso il quale questo è stato fatto, per esempio, liceo scientifico Archimede, e dire quando questo è avvenuto. Nel 99 abbiamo detto, ecco qui, e dunque fare anche qui il modello, la modalità di accesso F, facciamo inserisci e anche questa funzione è stata, diciamo così, compilata correttamente. Stessa cosa vale per il profilo di collaboratore scolastico, dove dobbiamo inserire il diploma di qualifica triennale, per esempio, di maestro d'arte, per cui che dà accesso al profilo di collaboratore scolastico, istituto d'arte Frangipane.
inseriamo anche qui in riferimento nel 99. E così abbiamo inserito modalità F a tutti i titoli di accesso, e anche quello per cuoco va inserito, perché chiediamo questo nuovo inserimento. Magari abbiamo preso recentemente un diploma professionale proprio per operatore dei servizi di ristorazione, e mettiamo il riferimento per esempio 2020, diamo la votazione di riferimento in centesimi, che verrà poi portata in mettiamo l'istituto di riferimento, la data di conseguimento del 2020, e così abbiamo inserito la modalità, questa volta di accesso, la modalità A, un nuovo inserimento, dunque modalità A. E inseriamo, ed ecco qui che abbiamo inserito tutto. Chiaramente nell'aggiornamento, se abbiamo chiesto un aggiornamento e non una conferma, è chiaro che dobbiamo mettere qualche titolo culturale nuovo, di nuovo inserimento, per esempio una laurea breve. Si va ad aggiungere questo titolo di laurea. Conseguita con 110 su 110, col massimo del punteggio Università Messina, conseguita per esempio nell'anno 2020. Ecco qui, e dunque a questo punto si inserisce, abbiamo praticamente tutto pronto per poter inviare la domanda. Speriamo che questo video tutorial sia stato chiaro e soprattutto utile. Seguiteci ancora nei nostri canali social, in particolare sul canale YouTube. Arrivederci al prossimo video tutorial.